Tripati poesie che non ho mai veduto e vissuto con te. Ok, basta. Amici di Raccontare in Viaggio, buongiorno. Era tempo che non lo dicevo in un video così che faccio dopo tanto tanto tempo, ma lo faccio perché c'è una ragione in particolare. Sul mio blog raccontareinviaggio.wordpress.com ho scritto un articolo sulla paura di essere vegani e questo video si allaccia a quello, ma per una motivazione, e lo vedete dal titolo. Preso spunto dal titolo di un libro di Terzani, un indovino mi disse, ho voluto chiamarlo un anti-vegana mi disse, perché questo video arriva in risposta, anche se è una risposta già lodata sia pubblicamente che privatamente, a un utente che sulla pagina di RTL 102.5 ha risposto in maniera neanche eccessivamente carina, dimostrando un gran tasso di ignoranza, a un mio commento. Il post in questione: la carne sintetica presto sarà un business da 25 miliardi di dollari, e io, introducendo con un faccio il vegano rompipalle, poi rompipalle in realtà non l'ho fatto per nulla, ho spiegato un attimino che ok, ben vengano i prodotti ricavati attraverso la cellula del bovino, va bene il burger vegano al sapore di carne, ma facciamo sempre attenzione, perché così come agli onnivori viene detto prodotti come la carne rossa o addirittura anche i würstel sono da consumare con molta moderazione, perché comunque sia sono trattati, i prodotti vegani, quali i burger al sapore di carne, e quello che vogliono creare attraverso le startup, ovvero sia i burger animali ricavati dalle cellule dell'animale, sono comunque prodotti di laboratorio e come tali vanno consumati con moderazione. Io poi ho aggiunto: ragazzi, se va bene questa transazione, va bene, ben vengano questi prodotti se possono portare a una transazione, però occhio appunto, perché comunque vanno consumati in quantità molto limitate, sempre da laboratorio arrivano. La risposta della persona al mio prendo le ultime righe: se potete consumate meno carne possibile, perché in questo modo si va a risparmiare molti animali, soprattutto allevamenti intensivi, e sappiamo benissimo lo schifo che c'è lì dentro. Il commento di questa ragazza, che secondo me ha molti meno anni del sottoscritto, è stata molto 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 ignorante e poco carina. Gioia, già si prende una confidenza assurda. Vai a farti una passeggiata, va. Quello che ha scritto: ma il tuo sponsor propinatore serve a molto poco, garantito. Sponsor chi? Poi boh, rompi pure. E beh, sono stato lì apposta, no? Probabilmente nei social, se parli con molta chiarezza e con molta educazione, sei un grandissimo rompipalle. Questo è purtroppo acclarato, perché sui social fai rumore offendendo, oppure non sei un cavolo di nessuno. E soprattutto qualcuno mi ha pagato, chi poi? Non si sa. Perché ne parlo? Perché questo commento, che è troppo lungo, se volete andate sulla pagina di RTL 102.5 a leggerlo, tra l'altro scritto da un utente che non ha neanche almeno il nome inserito, neanche la sua foto, almeno come foto profilo, va a toccare tanti punti che ho volutamente toccato, perdonate la ripetizione della parola, all'interno dell'articolo scritto sul mio blog sulla paura di essere vegani, che vado a riprendere. Perché? Perché quando si parla di alimentazione vegana, aggiungo una cosa, la persona in questione ha anche dichiarato a più riprese di essere grandissima conoscitrice delle persone vegane, e a sua detta si mangiano soltanto verdurine, scagliettine e insalatine. Ah, mi ha detto anche una cosa, questa però in privato: quando vede mangiare dei vegani muore di fame e il giorno dopo mangia il doppio. Non ha conosciuto me, che sono un mangione di prima categoria. Comunque va bene. Ora, qual è il problema quando si parla di alimentazione vegana? E mi riconduco all'articolo che ho scritto, che molte persone hanno paura di diventarlo per diverse ragioni. Parto, a differenza dell'articolo, dalla questione sociale, ma questo perché ne ha parlato anche Stefano Tiozzo all'interno del suo libro. Si ha paura di diventarlo perché si ha paura di perdere gli amici, si ha paura di non essere invitati a cena, si ha paura di non essere invitati a mangiare fuori, si ha paura di essere esclusi. Ora, visto che i tempi sono cambiati, perché c'è chi dice no, ma i tempi sono cambiati rispetto al dopoguerra, durante la guerra, in cui si mangiava una volta al mese o pochissime volte l'anno la carne, sì, sono cambiati, ma sono anche peggiorate le cose.
siamo aumentati come popolazione, gli allevamenti intensivi fanno incrementare a dismisura le produzioni a discapito della salute degli animali, e basterebbe vedere e documentarsi a dovere tra internet con gli articoli vari e i canali italiani ed esteri presenti su YouTube per capire veramente la situazione quanto è grave. Ora, se una persona non mi invita perché io sono vegano e lo fa proprio perché gli dà fastidio la cosa, io non ci posso far nulla, soprattutto se prendi me che sono una persona molto moderata. Certo, non ti posso dire se hai un amico che rompe tantissimo le palle e diventa veramente come un riccio nelle mutande, allora hai ragione a tenerlo fuori. Però, nell'ipotesi di persone molto educate, un comportamento del genere non avrebbe alcun senso. E purtroppo il buon Stefano Tiozzo, ne parla nel suo libro Una scelta d'amore, ha provato sulla sua pelle che cosa significa essere allontanati per una scelta di tipo. Nel suo caso era più vegetariana che vegana. E la paura grossa è, e siamo sempre a livello sociale, diventare anche come certi vegani, che sono un po' il problema grosso del mondo vegano. Quei nazi veg che ti insultano, ti danno dell'assassino e ti augurano la morte, ecco. Chi mangia carne non è che un assassino, chi mangia carne contribuisce a un mercato, però non ammazza di fatto con le sue mani un animale, quindi definirlo assassino in quel caso no. Quindi ecco, bisogna sempre fare delle distinzioni. E qual è il primo problema? Facendo un riassunto, il rischio di diventare come i nazi veg e il rischio di rimanere esclusi. Lo capisco anche, però vi dico, io ho fatto un passo prima per necessità fisica verso il vegetarianismo e poi scelta etica verso il veganismo. E poi c'è una questione legata al rischiamo di mangiare pochissimo. Ecco, questo è un problema molto più grosso. Perché? Perché se andato via un amico ne puoi trovare un altro, magari anche nel mondo vegano, il fatto di restare senza cibo è una paura molto grossa. C'è una grossa credenza a livello di popolazione che adotta un'alimentazione onnivora e anche in maniera convinta che passare al veganismo comporti delle restrizioni della Madonna. Vi dico questo perché proprio il sottoscritto, anche da vegetariano, poco informato sul veganismo, pensava le stesse identiche cose, pensava che come cavolo fanno i vegani a campare. Poi ci sono entrato dentro, ho scoperto attraverso il libro di Carlotta Perego in primis, Cucina Botanica, un mondo completamente nuovo, attraverso anche i suoi video, e mi si è aperto un mondo. E quindi quella paura di restare senza cibo, di mangiare pochissime cose, in realtà è svanita. Poi vi dico, ho fatto anche gli esami del sangue alcuni mesi dopo aver fatto questa scelta, e gli esami del sangue non li facevo da una ventina d'anni, e i valori sono tutti a posto. Io sono portatore sano di anemia mediterranea, quindi ci sono alcuni valori di globuli che, vabbè, sono differenti rispetto a chi non è portatore sano, però io a livello di vitamine, B12, vitamina D e cose varie, sono messo bene. Io avevo più paura per la B12, invece la B12 per mia fortuna è a ottimi livelli. Quindi quando si fa una transizione verso il vegetarianismo, in realtà non bisogna aver paura di restare senza cibo. Perché, e qui mi viene da pensare a quello che mi disse un collaboratore di Cracco, non si mangia soltanto fagioli per sostituire la carne, non si mangia pasta e fagioli come è stato detto al Grande Fratello, non si mangia soltanto l'avocado, il seitan, il tofu, o la soia o pochissime altre cose. Anzi, io i fagioli li ho mangiati negli ultimi 2 giorni e non li mangiavo da 1 mese e mezzo. La soia la mangio poche volte e la bevo invece tutte le mattine. L'avocado non lo mangio mai, quindi non c'è neanche il problema del prodotto che viene importato dall'estero. In realtà l'avocado lo si produce nel sud Italia, quindi il problema neanche sussiste, ecco. Quindi oltre al problema sociale c'è un problema di restare senza cibo, ma c'è anche un problema di pigrizia. Perché? Perché ogni qualvolta che c'è da mettersi lì ai fornelli un attimino, si va per la scelta più semplice. La scelta più semplice o ti mette di fronte a prendere una bistecchina o da mettere i ferri o i salumi, oppure di farti una pasta con la scatoletta di tonno. E chi ve lo dice? Uno queste cose qua le faceva. Ci sono cibi precotti, cibi che
durante il tempo libero tu puoi benissimo cucinare, li puoi mettere in freezer, li puoi mettere in frigo, basta avere la volontà. Come dice Stefano Tiozzo nel suo libro, potenzialmente ci sono tante persone che possono diventare vegetariane, però per una serie di ragioni che vi ho detto qua e altre che mi sono anche dimenticato ma che comunque trovate all'interno del mio articolo, non hanno voglia di fare questo passaggio. Ecco, diventare vegetariano e vegani si può tranquillamente, non si diventa dei nazi veg, non si diventa delle persone odiose e soprattutto non si muore di fame e in salute, per fortuna, lo si è sempre. Ecco, ho voluto rispondere in questa maniera perché ci sono troppe credenze, troppi preconcetti da parte di molte persone che puntano anche il dito sui vegani, definendo le persone con dei problemi mentali che approcciano a un tipo di alimentazione iperrestrittiva. State tranquilli che non è così. Chi adotta un'alimentazione iperrestrittiva lo fa perché ha qualche problema, ma non per forza è un vegano. Di persone che fanno delle diete fai da te mangiando pochissima roba, le incontro non tanto nei vegani quanto negli onnivori. Dai, spero che questo video vi sia piaciuto, la gola mi sta bruciando a dismisura, spero che non vi siate rotti le palle e soprattutto spero che possiate farvi una piccola cultura di alimentazione vegana, perché vi dico la verità, potete anche non diventare per forza vegani o vegetariani, ma farlo più volte a settimana ne guadagna la vostra salute. Dai, un salutone, ciao!